Sì, siamo appena usciti dal carcere di Vercelli, il senatore Marco Perduca con Giulio Manfredi ed io. Abbiamo fatto una visita ispettiva nella quale ci siamo resi conto della situazione nel carcere di Vercelli, che non è molto difforme da quella che è praticamente in tutta Italia: il sovraffollamento, il problema dei tagli dei fondi e quindi la necessità di poter fare delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie. Ovviamente il problema dei tagli coinvolge anche i detenuti perché non possono lavorare. Qualche progetto si è avanzato, nel senso che qui stanno tentando di fare un progetto che si chiamerà Banda Biscotti, che deriva già dal carcere di Verbania, dove produrranno dei biscotti, ma avrà la possibilità di lavorare, avranno la possibilità di lavorare soltanto due detenuti, scusate. Questo progetto è finanziato dalla Biverbanca e c'è un altro progetto finanziato dal San Paolo, che è sulla necessità di seguire la sezione dei sex offenders. Dopodiché effettivamente ci siamo resi conto che la struttura è fatiscente, vecchia, difficile da gestire, ma abbiamo fatto una proposta alla direttrice del carcere, proprio perché noi stiamo portando avanti la campagna per istituire, come da legge regionale, il garante delle carceri. Abbiamo sollecitato le istituzioni, in Consiglio Comunale Vercelli il PD ha presentato un ordine del giorno a favore del garante delle carceri. Vorremmo qui a Vercelli, dentro al carcere, fare una conferenza proiettando un filmato di Radio Radicale che è stato fatto la scorsa estate su 8 strutture carcerarie, invitando tutte le istituzioni interessate e anche magari il consigliere Luca Pedrale, che in regione ha depositato un progetto di legge, il 188, contro l'istituzione del garante, cioè che abolirebbe quella che è stata la legge che ha istituito il garante delle carceri, chiedendo che di questa vicenda si occupi generalmente l'osservatorio sull'usura. Ora noi chiederemo, la direttrice si è detta disponibile a fare questa conferenza, chiederemo anche al consigliere Luca Pedrale magari di intervenire, magari in quell'occasione potrebbe rendersi conto della situazione e capire che forse il garante delle carceri è veramente necessario. Grazie.